Ciao. Allora, mi vedete così perché oggi volevo fare una specie di tutorial, diciamo, perché qualcuna di voi mi aveva chiesto di far vedere come facevo quando facevo i visetti con le pitture, non mi ricordo, forse era stata Anna Maria del canale Artemente, però non mi ricordo sinceramente. Allora, oggi io lo voglio fare sulle tonalità del verde, quindi la base sotto sarà bianco, questi li ho presi alla Lidl, li avevo presi alla Lidl, erano di una vecchia edizione, e poi la parte sopra sarà verde. Vi procurate due pennelli, questo sarà il primo che usiamo, questo qui che sembra un po' spennacchiato. Se volete sapere il numero è il numero 4. E poi come secondo pennello invece usiamo questo che ha la punta un po' più arrotondata, ed è il numero 5. Un piattino che sapete che non lo riutilizzate più per mangiare, ma solo per queste cose, infatti io questo non lo uso per mangiare, un bicchiere con dentro dell'acqua e il vostro vasetto. Allora, inizio col mettere un po' di tempera, che poi non è neanche tempera. Sì, vabbè, è tempera, ma più che altro sono acrilici. Bagno un pochino nell'acqua e vado a prendere e vado sopra così, perché non deve essere liscio. Non so se riesco a spiegarmi bene. Faccio questo lavoro qui e lo faccio fino a qui. Sotto non lo faccio ancora. Lo vedremo dopo il perché. Vado avanti così, in questa maniera anche qui, per tutto il vasetto. Prendo l'altro pennellino, quello con la punta tonda, lo bagniamo un pochino nell'acqua per ammorbidire un pochino le setole. Io mi sono già messa la tempera verde. E ci andiamo a spennellare in questa maniera qua. Allora, aspetta, vediamo che mi riprende prima che lavoro. In questa maniera qua ci premiamo un po' sopra. Ok, dovete sempre prendere un po' di colore perché essendo il bianco subito si va a togliere. Ok, adesso vediamo di farlo bene. Poi magari dove ci sono questi punti dove c'è più sì, vernice mi stava dicendo, mi stava venendo, dove c'è più tempera, sfruttate, aspetta che metto un po' fuoco, ok, sfruttate il fatto che appunto c'è più tempera, quindi premendo, no? Lo andate un po' a sfumare, ok? Il risultato è questo. Dovete fare la stessa cosa per tutto il vasetto. Ok, allora adesso siamo a questo punto che abbiamo fatto tutto il vasetto. Oddio, scusate la voce. Quindi cosa facciamo? Questo non l'ho fatto subito perché mi serve come punto d'appoggio anche quando mi devo girare il vasetto per la lavorazione, no? Che magari faccio questo punto, me lo devo girare, quindi mi aiuto da questa parte, per quello che io lo faccio all'ultimo. Però se voi vi trovate comodo a farlo subito, fatelo pure subito, non è un problema. Allora, adesso avendo il vasetto così, cosa facciamo? Prendiamo l'altro nostro pennello che abbiamo usato per il bianco. Io ce l'ho dentro il bicchiere, quindi lo so. Sto cercando di levare più acqua possibile. Prendiamo, scusate che c'ho il cosino qui, e facciamo la stessa lavorazione praticamente che abbiamo fatto per tutto il vasetto, solo che la facciamo al contrario. Ok, lasciamo questo, prendiamo quell'altro con il verde.
facciamo il nostro lavoro come prima. Ecco, adesso avete l'opportunità, avendo finito il vasetto, magari prima di andare a spennellare sopra, lo potete magari girare un pochino per vedere se ci sono, se volete modificare alcuni punti, non lo so, vedete voi, e poi alla fine gli fate la parte sopra. Ora niente, lo lasciate asciugare. Una volta che finisce di asciugare, scusate che ho le mani tutte sporche perché ho appena finito di lavorare con voi, lo lasciate asciugare. Una volta che appunto ha finito di asciugare, ci mettete il vostro lucido. Scegliete voi che tipo di lucido metterlo, se volete un lucido lucido o un lucido che magari rimanga un po' opaco. Io uso questo. Questo è un altro vasetto che sto preparando, solo che come vedete la base è una base blu e poi sopra ci ho fatto una specie di azzurrino e ci ho mischiato questa cosa fatta così. E niente, ce l'ho spennellato sopra, lasciate asciugare anche il lucido e poi magari non dateci tante passate, cercate di farlo passare bene il lucido, non dandoci troppe passate, perché io per esempio uso un lucido all'acqua e quando ce lo passo sopra, se do troppe passate, mi fa questo scherzetto qua, vedete? Perché appunto fa andare via l'acrilico. Però vabbè, non è un problema, io dopo prendo un po' di acrilico blu e azzurrino. Lo ritocco un pochino lì con un pennellino piccolo e poi dopo ci passo solamente il lucido in questa parte qua. E poi dopo c'è la solita cosa di con la colla a caldo, di prendere il vostro nastro preferito, ce lo mettete intorno con il vostro fiocchetto e la vostra decorazione. E questo poi, essendo che appunto abbiamo fatto questa lavorazione qui, che vedete non è che va a coprire proprio tutto il vasetto, no? Quindi può essere benissimo usato sia come portapenne, come portaoggetti, come portapennelli, eccetera, insomma, e sia anche come portacandelina volendo, perché appunto ha una cosa, una base trasparente, non è un colore pesante che va a coprire, no? E niente, e magari io vi mando poi le foto, cioè non vi mando, scusate, vi metto magari le foto alla fine del video di come l'ho terminato. Giusto per farvi vedere la fine del lavoro. E basta. Spero di esservi stata utile in qualche maniera. Vi mando un bacio grande. Se vi va, vi rimando a un prossimo video. Ciao ciao!